Buonasera, benvenuti al TGN. Siamo in diretta da Milano con la manifestazione oggi degli studenti a Milano. Si apre la nostra edizione, non solo a Milano, ma in numerose città italiane. Si è alzata la protesta studentesca contro i contenuti della manovra finanziaria. Si parla ovviamente di istruzione pubblica e si parla anche delle posizioni, l'attacco alle posizioni del governo Meloni sullo scenario politico internazionale, in particolare quello che riguarda il conflitto israelo-palestinese. Circa 500 le persone che hanno manifestato questa mattina senza incidenti per le strade di Milano. Ascoltiamo il servizio di Michele Marchetti. Studenti in piazza oggi a Milano, come in circa 40 altre città italiane, per manifestare dissenso contro la manovra finanziaria nei punti che toccano direttamente il settore dell'istruzione e più in generale contro il governo. Il corteo Meneghino nel nome Meloni Day, partito da Largo Cairole, ha coinvolto complessivamente circa 500 persone. Alcuni manifestanti con le mani sporche di vernice rossa hanno srotolato uno striscione con la scritta «Avete le mani sporche di sangue, l'alternanza uccide» ed hanno esposto foto dei volti della Premier Meloni e del Ministro dell'Università e della Ricerca Bernini, anch'esse imbrattate di vernice rossa. Obiettivo della protesta, urlata dal corteo, anche il supermercato della catena Carrefour Express, sito in via Visconti di Modrone, le cui vetrate sono state imbrattate di vernice rossa. Un gesto rivendicato come un'azione di boicottaggio contro la catena, i cui negozi israeliani sono accusati di fornire alimenti ai soldati e quindi indirettamente di essere causa delle sofferenze dei morti di Gaza. Giunto in via Turati, il corteo studentesco ha inscenato un flash mob di fronte al consolato americano. È stata esposta una grande bandiera della Palestina macchiata di vernice rossa e alcuni manifestanti hanno indossato maschere di Meloni, Trump, Biden, Netanyahu, Putin ed Elon Musk e imbracciato fucili di cartone. A Milano tutto si è svolto senza eccessi di tensione e incidenti, diversamente da quanto accaduto a Torino, dove gli scontri tra manifestanti e polizie e le esalazioni urticanti provocate dall'esplosione di un ordigno artigianale hanno avuto come conseguenza il ferimento e il trasporto in pronto soccorso di 15 agenti. E dopo la sentenza che impone al Viminale di pagare 3 milioni di euro alla proprietà Cabassi per il Leoncavallo, è scontro tra maggioranza e opposizione attorno alla mozione di Fratelli d'Italia che chiede di avviare una verifica sulla regolarità dei centri sociali presenti in Lombardia. Un documento che arriva anche dopo le parole del ministro Matteo Salvini sulla necessità di chiudere i centri occupati, come ci riassume Aurora Mavaracchio. Chiudere i centri sociali irregolari. Questa è la richiesta che Fratelli d'Italia pone con urgenza alla Giunta Fontana, mozione che verrà presentata in Consiglio regionale la settimana prossima e che sta già generando parecchie polemiche. Primo firmatario, il consigliere Giacomo Zamperini. Martedì il gruppo di Fratelli d'Italia chiederà all'Aula del Consiglio regionale di fare una ricognizione sui centri sociali abusivi. Quelli che rispettano le regole sono nostri amici, quelli che praticano la prepotenza e l'illegalità invece vanno chiusi. Vogliamo avere un quadro della situazione e vogliamo soprattutto dire chiaramente a chi a sinistra strizza l'occhio agli amici del Leoncavallo che lo Stato non paga per conto da altri e che le regole vanno rispettate. Quindi se ne facciano una ragione, i centri sociali abusivi vanno chiusi. Ma le opposizioni non ci stanno. Siamo in presenza dell'ennesima provocazione. Sappiamo tutti, lo sanno meglio di altri, che la Regione Lombardia non ha nessuna competenza né nessuna autorità per poter compiere una decisione del genere. Lo si fa per criminalizzare i giovani, criminalizzare i centri sociali e criminalizzare tutte quelle esperienze che sul territorio si stanno contrapponendo alle politiche di questa destra, a cominciare dal DL Sicurezza, che loro con questo atto vorrebbero anticipare e che va esattamente nella direzione di reprimere tutte le forme di dissenso che esistono in questo paese. Che ci si occupi delle cose importanti per cui Regione Lombardia ha competenza, a partire dalla sanità, a partire dal fatto che non abbiamo medici, a partire dal fatto che le liste d'attesa sono infinite, a partire dal fatto che per fare un esame importante bisogna rivolgersi al privato e spendere dei soldi. Che si discuta di questo. Intanto si continua a dibattere di autonomia, lo stop della consulta a sette profili della legge sull'autonomia, dai livelli essenziali di prestazione alle aliquote sui tributi, fanno discutere. Ieri la notizia che la Corte Costituzionale ha accolto parzialmente i ricorsi delle quattro regioni guidate dal centro-sinistra, Campania, Puglia, Sardegna e Toscana, che hanno impugnato la cosiddetta legge Calderoli. I giudici hanno ritenuto non fondata la questione di costituzionalità
costituzionalità dell'intera legge. Invece andiamo però a sentire oggi le dichiarazioni del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. No, non è incostituzionale e quindi vuole dire che le nostre richieste sono assolutamente legittime e che la legge di Calderoli è assolutamente legittima. Pone delle ulteriori garanzie a favore del Parlamento, bisogna fare altri passaggi nel Parlamento. Mi fanno sorridere quelli che gridano alla vittoria dopo che loro, tramite il loro presidente Bonaccini, aveva sottoscritto un accordo che il Parlamento l'avrebbe visto soltanto una volta alla fine del percorso di accordo, soltanto per approvare o rigettare. Quindi mi sembra veramente che sia una situazione paradossale quella delle opposizioni, ma va bene, non brillano mai per coerenza. La replica a Fontana arriva dal capogruppo del Partito Democratico al Pierellone, Pierfrancesco Maiorino, che dice: Fontana è uno dei grandi sconfitti di questa decisione della Consulta. Presidente Fontana è uno dei grandi sconfitti dal pronunciamento che vi è stato, perché proprio qui in Lombardia si è tanto teorizzato un intervento come quello dell'autonomia del Calderoli che non sta in piedi. Ora si vorrà un intervento poderoso del Parlamento e quindi Fontana dovrebbe innanzitutto chiedere scusa ai cittadini lombardi per tutte le cose errate, sbagliate nel merito che ha detto. Questa non è autonomia, quella di Calderoli, ma è un grandissimo pasticcio. Che strada prenderà secondo lei adesso? Lo vedremo. No, non posso certo io valutare quale sarà l'esito, diciamo, formale in relazione ai quesiti referendari. Certo è che noi siamo prontissimi a fare una battaglia, come eravamo prima, prontissimi a farla, perché comunque va sconfitta l'idea di un'autonomia che divide l'Italia, mortifica i comuni e le città e non sta in piedi. La cronaca a Milano: tre minorenni arrestati hanno rapinato una farmacia in via Solari nel corso della giornata di ieri. Queste le immagini nel video della Polizia di Stato. Hanno rapinato una farmacia, tutti minorenni, dicevo, due quattordicenni e un quindicenne, identificati e arrestati proprio dalla Polizia di Stato con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Il fatto è accaduto intorno alle 11:30 in via Solari a Milano nella giornata di ieri. Sono entrati in farmacia, uno di loro aveva in mano una pistola, hanno chiesto al gestore di mettere tutti i soldi sul bancone e sono riusciti a portare via un totale di 480 euro per poi darsi alla fuga a piedi. Subito dopo il farmacista ha dato l'allarme telefonando al 112. Gli agenti della Polizia di Stato sono arrivati proprio mentre i tre baby rapinatori stavano cercando di nascondersi all'interno di un condominio nelle vicinanze. Oggi Milano ha dato l'addio a Alicia Rognini, la vedova di Giuseppe Pinelli, una cerimonia molto affollata di bandiere anarchiche, di persone. Sulla bara la stessa bandiera che era stata stesa nel 1969 al funerale del marito Giuseppe Pinelli. L'uomo morì il 15 dicembre 1969 a Milano, nel Palazzo della Questura, dopo essere precipitato da una finestra in circostanze mai del tutto chiarite. Era stato fermato per accertamenti in seguito alla bomba di Piazza Fontana, alla quale risultò totalmente estraneo. Sentiamo le parole delle due figlie al termine della cerimonia. E non sentirsi sconfitti anche quando non hai una giustizia nei tribunali. Andare avanti perché le nuove generazioni devono conoscere che cosa è la nostra storia e perché solo così potremo diventare una democrazia compiuta. Il presidente dell'ANPI, Primo Minelli, ha anticipato che con il sindaco stanno pensando un modo per omaggiare vostra madre. A voi come piacerebbe ricordarla? Che cosa vorreste? Decideranno loro se vorranno. Non siamo certo noi a chiedere qualcosa né al sindaco né al Comune di Milano. E ha continuato a lottare fino all'ultimo per questo. Aveva ancora il coraggio di indignarsi. Parlava di Pino negli ultimi tempi, ricordava sempre suo marito. E
Dentro di sé, sicuramente sì. Poi adesso ci stavamo avvicinando a un anniversario che come ogni anno è molto molto pesante. A Palazzo Pirelli oggi un convegno dal titolo Dipendenze, il danno da ridurre, promosso dal Partito Democratico Regionale. Tema dell'incontro appunto il contrasto alle tossicodipendenze vecchie ma anche alle nuove droghe che preoccupano. Sentiamo il servizio di Stefano Guerrera. Dalla prevenzione al reinserimento sociale, con particolare attenzione al consumo giovanile. Il tema delle tossicodipendenze e come danno da ridurre è stato al centro dei convegni di oggi nella sala del Gonfalone a Palazzo Pirelli. Il Partito Democratico Regionale, promotore dell'evento, pone l'accento sulla legge regionale 23 del 2020, che denuncia come inattuata. Quello che deve essere fatto è una rete sociale, dove ci stanno dentro i servizi pubblici, il privato sociale, le associazioni e il terzo settore, per fare quello che è giusto fare, quindi curare, recuperare, reinserire. Da una parte credo che vadano aiutati molto di più tutti quei servizi pubblici, territoriali e anche privati, pensiamo alle comunità. Dall'altra noi chiediamo anche alla parte politica che governa la regione, cioè la destra, di abbandonare strategie nazionali per riempire le carceri di tossicodipendenti. Focus degli incontri, la cura delle dipendenze nelle comunità, negli ospedali e nelle realtà carcerarie. A intervenire ai convegni, esperti, direttori di centri di ricerca sul tema e rappresentanti del mondo dell'associazionismo e della politica locale. Abbiamo bisogno di cambiare approccio sul tema delle dipendenze, superando un approccio meramente repressivo che non ha portato a risultati in questi decenni, e lavorare molto di più sulla riduzione del danno e su altre politiche. Come Comune di Milano abbiamo aderito, anzi siamo stati tra i promotori della rete Elide, la rete delle città e degli enti locali che vogliono innovare le politiche sulle dipendenze, quindi sono qua a confrontarmi con molti operatori sociali proprio perché dobbiamo rafforzare l'alleanza per andare in questa direzione con molto più pragmatismo e meno ideologia. Domenica prossima, 17 novembre, la prima domenica dell'Avvento ambrosiano, torna l'appuntamento con la consueta preghiera quotidiana fino a Natale dell'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, che sarà trasmessa anche da Telenova. E sempre domenica prossima Telenova trasmetterà in diretta integrale dal Duomo di Milano la messa per l'inizio dell'Avvento dalle 17:28. Il servizio di Anna Maria Braccini. Torna anche quest'anno con la prima domenica d'Avvento, 17 novembre, l'appuntamento ormai tradizionale con il Caire, momento di riflessione, preghiera attraverso cui l'arcivescovo entra nelle case dei fedeli ambrosiani, grazie ai media della diocesi e a Telenova. Ed è lo stesso vescovo Mario a spiegare il senso di questa predicazione, che è realizzata in 5 delle 15 chiese giubilari della diocesi di Milano. Si può vivere l'Avvento senza pregare, andare verso la venuta del Signore senza sentire che il Signore ci parla e che noi possiamo parlare con Lui. Perciò io vi invito tutte le sere d'Avvento, tutte le giornate, a condividere con me una breve preghiera che ci introduca al grande giubileo. Pregheremo dalle chiese giubilari della nostra diocesi e ci prepareremo così non solo al Natale di Gesù, ma alla grazia del Giubileo. Vi ricordo, dopo il telegiornale andrà in onda la striscia quotidiana La Chiesa nella Città Oggi, a cura di Anna Maria Braccini, che questa sera offre alcuni servizi dell'attualità sulla diocesi di Milano. Ci spostiamo all'Abbazia di Chiaravalle, sostenere il suo restauro, e questo è lo scopo di Intrecci, il progetto di raccolta fondi promosso da Fondazione Grana Padano, presentato oggi a Palazzo Marino, il servizio di Stefano Guerrera. Quasi 900 anni di storia da preservare. L'Abbazia di Chiaravalle, dopo le recenti piogge, ha ora delle infiltrazioni sulla copertura. È per questo che Fondazione Grana Padano ETS, insieme alla comunità monastica, lancia Intrecci,
un progetto di fundraising presentato a Palazzo Marino che intende finanziare i più urgenti interventi di restauro dell'abbazia fondata da Bernardo di Clairvaux nel 1135. Vuol dire che l'abbazia, ancora come è stata nei tempi antichi, assume un suo ruolo, ma è un ruolo di collaborazione, questa è la cosa fondamentale. Ecco, non è una realtà, e questa giornata lo conferma, non è una realtà che l'abbazia allora si fa bella, ma insieme, questo è fondamentale. Per raggiungere i 550.000 euro necessari per i lavori, il progetto si avvarrà anche dell'Art Bonus, che permetterà a imprese, enti non commerciali e privati cittadini di beneficiare di un credito d'imposta del 65% dell'importo donato. Oggi perché non stimolare in prima persona come consorzio, ma anche chi magari ci può dare una mano a far sì che le strutture tipo l'abbazia, che è un monumento bellissimo e al di là del nostro ovviamente aspetto affettivo, ha bisogno anche di lavori, ha bisogno quindi di risorse, e perché no? Non stimolare questo discorso. L'abbazia di Chiaravallo è un po' il cuore pulsante di una storia millenaria che vogliamo davvero valorizzare come uno dei volti più preziosi della città. Quindi ringraziamo Fondazione Grana Padano che in questa occasione ci aiuta a fare una grande chiamata alla città. Franco Trincale, l'ultimo cantastorie di Milano, a lui dedichiamo questo servizio di chiusura del TGN. Siciliano di nascita e milanese di adozione, molto popolare negli anni 90 con le sue cronache della città di Tangentopoli, si è trasferito in questi giorni nell'RSA dove ha accudita la moglie e continua a cantare le sue storie proprio all'interno della struttura per gli ospiti. Sentiamo il servizio di Stefania Cattaneo. Mamma! Ma la canzone mia più bella sei tu, vita, per la vita non ti lascio mai più. Franco Trincale, siciliano di Militello, 90 anni alle porte, può essere definito l'ultimo cantastorie. Dopo una vita dedicata al giornalismo cantato, attraverso il quale ha raccontato la strage di Piazza Fontana, Tangentopoli, gli operai in sciopero di Arese, la guerra in Iraq, oggi ha deciso di stabilirsi nella RSA milanese Parco delle Cave Baggio, in cui è ricoverata sua moglie Lina. Lina è da sempre al centro del suo mondo, anche se oggi, anziana e malata, è seduta su una carrozzina e comunica solo con gli occhi. Nel tuo nuovo mondo fammi entrare, dove il nostro amore eternamente scolpito ti è rimasto in mente. Nella sua stanza ha raccolto i ricordi di una vita, quadri, cartelloni e dischi, quelli che non ha donato a Militello, dove c'è la mostra permanente Trincale. Trovatore d'Italia alla sagra dei cantastorie del 67 e del 68, benemerito civico grazie all'Ambrogino d'Oro conferitagli dal Comune di Milano, persino acclamato dal New York Times. Con le sue taglienti ballate e il tipico registro allusivo ironico, ha saputo raccontare le tematiche connesse alla denuncia delle ingiustizie sociali e dell'operato dei potenti. La storia della sua vita di artista, poeta, illustratore, cantante non può prescindere dalla dimensione umana. Si commuove e canta storie quando ricorda la figlia morta giovanissima. Un'ultima domanda, Trincale, un consiglio per le nuove generazioni. Quelle sono i nuovi cantastorie, perché cantano i problemi sociali. Queste qui sono i nuovi cantastorie. Il consiglio, penso che, però, è quello di crederci nelle cose, in quello che si vuol fare. Tutto qua. Milano Autoclassica torna per la sua 14ª edizione alla Fiera di Rho, portando con sé un ricco parterre di auto storiche, supercar e modelli iconici pronti a stupire un pubblico appassionato. La manifestazione, che da anni celebra l'eccellenza del mondo automobilistico e la tradizione dei grandi marchi, ha aperto quest'anno con una cerimonia di inaugurazione densa di emozioni. Al centro dell'attenzione le regine della manifestazione, tre modelli di Ferrari che rappresentano l'apice dell'innovazione e della performance nel settore. Davanti a queste auto da sogno, questa mattina si è svolta l'inaugurazione, a cui hanno partecipato tra gli altri il presidente di Milano Autoclassica Andrea Martini, il presidente di ACI Angelo Sticchi Damiani, il presidente di ACI Milano Geronimo La Russa e l'assessora alla mobilità del Comune di Milano Arianna Censi. Milano Autoclassica chiuderà i battenti domenica 17 novembre, lo ricordo, alla Fiera di Rho.
Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi lascio alle notizie sportive, grazie per averci seguito e l'augurio di una buona serata.